Ok, sì, ci sono. Effettivamente per questo sistema di registrazione su PS4 manca un po' un pannellino che si apre per farti vedere se la registrazione effettivamente sta funzionando, perché andare così, diciamo, a intuito Qui non sono gradito. non è proprio il 100% della comodità. Qua comunque è una zona riservata, ma non vedo un'anima. Ok, noi andiamo. Non vedo alcun soldato. Strano però. Oh Ehi! cacchio, sì, ce ne sono i soldati. Ma cosa? Cosa? No, ma che... Riesco a vederli però. Aspetta, equipaggiamo l'altro arco. Ah no, questo è frecce multiple. Ok, teniamoci questo qua allora. Avviciniamoci là dove mi segna che dovrebbe stare il capitano, però non mi sento proprio sicurissimo, eh. Mi sa che è quello. Oh cacchio. Ok, questo non me l'aspettavo. No, perché lo lascia? E muori? Oh. Aspetta, però voglio le spadine, non voglio, lascia come arma. Comunque in due colpi ammazza, però non mi piace comunque. E adesso dove è finito il capitano? Non ne ho la più pallida idea. Proviamo a... Ah, eccolo. Sta proprio qua sotto. Credo che non ci sia nemmeno più niente da depredare. Bene, anche questo è fatto. Adesso... cos'è questo?
Questo l'abbiamo fatto. Qua non ci siamo più andati, ma è dove c'è quella zona di livello troppo alto. Questa zona per il momento la evitiamo. Qua nel mare abbiamo esplorato pressoché tutto. C'è della roba da fare qua. Assalto ai banditi. Usiamo il viaggio rapido. Per una volta. Ok. Bene, ci ha fatto spawnare proprio qua. Ah, è dal mercante questo qua. Magi, quei luridi neca di Odet dei banditi stanno attaccando i miei clienti. Ok, ci ha dato una missione allora. Attiviamola. Abbiamo anche una missione a tempo, dobbiamo farla prima di 10 ore. Sono stati avvistati dei banditi qui intorno, è ora di sbarazzarsi di loro. Ricompensa 1000 XP e un oggetto misterioso. Andiamo a sistemare questi banditi. Qua c'è. Qua c'è un cadavere di un altro giocatore. Perché è morto qua? Vendica Danicarda. Ok, ci pensiamo dopo a questa però. Livello suggerito 7, quindi riusciremo anche a vendicarlo. Fatemi da parte! Ma cosa pensi di fare? Di nuovo qua, sempre la solita zona. Sì, mi sa. Sì, è sempre quella. Facciamola per la terza o quarta volta stealth. Anzi, stanno combattendo. Ah, no, si stanno andando da loro. Vabbè, io li cecchino. Oh, piano, vieni qui che ti ammazzo. Vieni. No, lui. Ti faccio in tanti pezzi. Ok, lui è andato. Ti
Questo con chi sta combattendo? Da solo. Cosa? Qui è tutto finito. Devo tornare da Reda. Ehi! Ok. C'è qualcosa di nuovo da depredare? No. Torniamo dal Banzar allora. Qua c'è qualcosa, sì. Non so perché sto passando qua, però. Wow. Fatevi da parte che non va. Wow. Ce l'hai fatta? Ah sì, certo. Non avevo bastone dubbi. Tagliente, qualità 31, danni 87. Forse non nemmeno il massimo, però. Una sottile lama d'acciaio aumenta la letalità di quest'arma. Grazie. Posso venderti qualcosa? Quest'arma me la vorrei tenere. Questa anche, questa possiamo venderla. Questa anche. Questa. Questa che ci ha appena dato lui no. Questi due bastoni invece sì. Questo no. Questi due. No, questo no. Questo ce l'abbiamo equipaggiato. Questo, 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 questo no perché è quello dove voglio farci il video, questo qua, le cianfrusaglie le vendo tutte, perfetto. E con 6.358 drachme direi che ne spendiamo altre 3.000 per una nuova cassa. Un nuovo opening pack. Vediamo. Arco del silenzio. Arco da predatore speciale. Qualità 31, danni 204. Una freccia dal nulla silenziosa ma più eloquente di 1.000 parole. Bene. Grazie di tutto. Adesso cosa abbiamo ancora da fare qua? Penso che ci sia questa qua, questa missione qua, oh, un'altra barca con un luogo sconosciuto. Poi proviamo ad andare ad ammazzare questo ippopotamo qua. Poi c'è quest'altra isola qua e poi direi che possiamo forse finalmente raggiungere Alessandria. Queste missioni qua che non siamo ancora riusciti a fare per il momento dell'acio. Anzi, qua ci vorrei tornare perché forse adesso siamo di livello giusto. Però c'è questa missione qua nel frattempo. Ah!
Deve venire. Muoversi! Ehi, su! Ma che ti passa per la testa? Stupido idiota, ma che fai? Stop! Ti prego! Mio marito è in pericolo! Ho bisogno... Meggiai, aiutami! Ti pagherò! Che ti serve? Ieri notte, il mio amato marito Claudio è uscito in barca per vedere le rovine oltre il lago, ma non è più tornato. Loro non capiscono il dolore di una moglie. Ti prego! Andrò a cercarlo. Fai in fretta. Ti aspetto qui. Ok. Dobbiamo ritrovare il marito di questa. Tassa nascosta. Verso di là, quindi prendiamoci una barca. Forse sarà finito preso dai coccodrilli o dagli ippopotami? Potrebbe essere. Così, questo è Claudio. Io? Che cosa? I coccodrilli parlano. L'Africa è sempre piena di sorprese. Che avete da urlare? Claudio! Ehi, tu! Ehi là! Resta dove sei! Coccodrilli sono morti. Devo parlare con Claudio e scoprire perché è venuto fino a qui. Perché li hai uccisi? Stavamo solamente parlando! Claudio, sei ubriaco? Sì, sono io. E no, non sono... Ho bevuto solo 2, forse 10 birre. Va bene. Ora torniamo da tua moglie. Ah, ho una moglie? Mia madre ne sarà felice! Perché mai sei venuto da queste parti, Claudio? Volevo... Non me lo ricordo più. Sono venuto da Alessandria per la festa. E poi qualcuno... Qualcuno mi ha offerto da bere tutta la sera, gratis! È impossibile resistere. Di cosa stavamo parlando? Di come sei finito qui. Ah, oh, giusto, poi mi sono svegliato qui con quei coccodrilli tutto intorno. Ehi, ma sanno davvero parlare? L'Egitto è una terra ricca di magie e misteri. Stupendo! I miei amici in città non ci crederanno mai. Dicevi qualcosa riguardo a una moglie? Sì, la tua.
Il fatto è che non capisco. Come posso avere una moglie? Io sono vergine, o almeno credo. Non voglio sentire altro. Dovrà pensarci tua moglie. No, tu non capisci. Qualsiasi donna che ho cercato di... Ora basta. Mi dispiace. Il vento fresco del fiume è un toccasana. Mi sento già molto più lucido adesso. Bene. Finalmente, tesoro. Ero così preoccupata. Per Dioniso, ora ricordo. È per lei che sono andato sull'isola. Mi ha fatto bere, mi ha sposato e ha detto che le dovevo un tributo di verginità. Ma di chi? Puoi andare. È una faccenda tra me e mio marito. No, 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 non andare. Mi uccideranno. Fategli vedere che succede a chi imbroglia una donna. Ti prego, aiutami. Lascialo perdere. È solo un inutile greco. Hanno già rubato troppo alla nostra terra. Sì, così! Ora sai che cosa si prova. Pietà! Pietà! I miei fratelli! Hai ucciso i miei fratelli! Dovevi aiutare! Grazie, grazie. Mi hai salvato la vita. E le tasche. In futuro, non accettare da bere dagli sconosciuti. Oh, che mal di testa! Nick Ennis, se geriet. Non mes ni ogediant. Hai possession gere. Ok, quella missione era un po' una cavolata e adesso siamo qui a caccia di questo coccodrillo enorme, cioè guardate quanto è grande quello e guardate quanto è grande questo che è normale, però io non riesco a salire su questo albero. Cosa facciamo? Paura, paura, paura. Già mi stavano uccidendo quelli. Mi hanno circondato. E quindi io che faccio? Aspetta. No, no, così spreco frecce.
Dove sta il remo? Oh, non c'è più il remo. Abbiamo perso il remo. Ok, brutta cosa. Brutta, brutta, brutta. Non mi ci butto in acqua assolutamente. Però forse... Ok, qua sono relativamente al sicuro forse. E iniziamo a colpirlo. Scuoio assolutamente. Guarda quanto cacchio era grande. Adesso non rischio per questi altri perché non ho nemmeno più frecce per tenerli a distanza. Però ho visto che c'è qualcosa su quest'isola. Quindi se noi... Facciamo a prenderci tutto quello che c'è qua senza venire attaccati violentemente. Questo cos'è? Leggiamo velocemente questa. Questo equipaggiamento è per Numut Nofret e la sua squadra di pescatori del Nilo. Si trova vicino a una dana di coccodrilli. Assicuratevi che i coccodrilli non danneggino i materiali durante il trasporto. Il trasporto, sì, e che non vi mangino. Bene, via. Via, via, via. Non so perché ho perso il remo di questa barca, però. Adesso ce ne torniamo sulla terraferma. Ok. Dobbiamo raggiungere adesso questa nave. Poi cerchiamo di ammazzare l'ippopotamo. Cerchiamo di fare queste due missioni qua che non siamo riusciti a liberare gli accampamenti. E poi ci mettiamo in viaggio per Alessandria. Ce la facciamo a raggiungere questa nave a nuoto prima che sia troppo lontana? Intanto iniziamo a marcare i nemici con Senu, che non mi marca, ok. Ma questa non l'avevamo già liberata. O è un'altra? Ehi, resta dove sei. Meglio stare bene attenti qua. Ok. Allora, marchiamo i nemici. Ci sono quattro persone contando